Ciao Pietro. Ciao Rita, come Come stai? va? Bene, tutto bene. Dove sei di bello? Allora, sono a Bangkok. Ho lasciato da una decina di giorni l'Italia e ora sono arrivato in città e poi mi sposterò a Chiang Mai fra qualche giorno. Tu Ho dove sei? capito. Niente, io sono a Modena, dove ci siamo visti l'ultima volta, infatti è bello vederti anche se non più di persona. E comunque sì, no, io sono Modena e niente, è bello rivederti. Anche per Se me. ti va, direi di raccontare un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, insomma, il nostro progetto di mostra. Questo Sì. Natural Ellipsis, Anima Mundi e Conversione Ecologica. Certo. E io, per raccontare un po' quello che abbiamo fatto, partirei un po' da come è nato il progetto, se sei d'accordo. Sì. È nato tutto quando, niente, ho frequentato questo corso per curatori qua a Modena, alla Fondazione Modena Arti Visive, e alla fine di questo corso ci veniva chiesto di ideare un progetto curatoriale. E io, facendo un po' di ricerche, sono rimasta abbastanza super affascinata, colpita dal tuo lavoro, perché l'ho trovato super coerente e incasellato benissimo nella contemporaneità. Eravamo nel pieno dell'inizio della pandemia, era marzo 2020, quindi eravamo comunque tutti in lockdown e si sentiva molto parlare di questo riavvicinamento alla natura e incappare nel tuo lavoro mi è sembrato quasi, non lo so, un caso che andava assolutamente approfondito. In quel periodo, tra le altre cose, all'udienza generale per la Giornata Mondiale della Terra, il Papa ha proprio fatto un discorso in cui parlava di metanoia, intesa come questa necessità di cambiamento e di conversione ecologica, proprio in questi termini, dicendo che dovevamo prendere la situazione in cui ci trovavamo, quindi di reclusione, come anche quasi un segnale da parte della natura del fatto che andava rivisto tutto il nostro modo di concepire l'elemento naturale e il nostro modo di trattare l'elemento naturale. E quindi in questo senso il tuo lavoro, il tuo approccio alla fotografia, il tuo utilizzare la fotografia, secondo me era proprio incasellato benissimo in questo senso. Il progetto brevemente poi ti chiedo di raccontarci tutto e di più perché sono tante le cose da dire. Il titolo l'ho scelto partendo da questo, nel senso Natural Ellipsis. Ho scelto il termine ellipsis perché ha duplici significati in inglese e ellipsis significa puntini di sospensione e la sospensione, l'incertezza, il dubbio rispetto al futuro sono dei temi chiave del tuo progetto fotografico di cui adesso andiamo a parlare. E in più l'ellissi è quella figura retorica dell'omissione. In breve, ometti quella parte del discorso che non ritieni che sia fondamentale o comunque che non sia necessario esplicitare perché appunto non la ritieni necessaria ed è un po', secondo me, il trattamento che riserviamo alla natura da un po' di parecchio tempo a questa parte, ed è proprio quella sfumatura di denuncia che si legge anche nei tuoi progetti. E poi il sottotitolo, Anima Mundi e Conversione Ecologica, è un po', diciamo, esplicitare ulteriormente tutto ciò. Anima Mundi, quindi questo volersi riconnettere con l'anima del mondo, quindi l'anima mundi dei neoplatonici, dei pilastri della psicanalisi, cioè se non c'è redenzione, non può esserci redenzione per l'anima personale, l'anima dell'uomo, se non c'è comunque
uno stato di salute, di benessere nell'anima del mondo. E conversione ecologica è quello che ho appena detto, quindi questo discorso di cambiare, modificare, andare a rivoluzionare il proprio approccio all'elemento naturale, alla natura, alla nostra terra. Quindi questo per dare un po' di inquadramento al progetto, come è nato, eccetera. Ma secondo me per capire davvero il progetto fotografico non si può che partire da te. Da te, perché poi comunque questa è una personale e quindi si parla di te, del tuo lavoro e raccontaci un po' come sei arrivato a realizzare questo progetto fotografico. Allora, innanzitutto grazie Rita, no, del tuo aiuto, di quello che abbiamo fatto insieme per realizzare Natural Ellipsis, è stata una bellissima esperienza. E, allora, da dove nasce un po' tutto? Allora, diciamo che partiamo un po', un po' dalle origini di questo lavoro fotografico che io ho realizzato a gennaio 2020. Però c'è, diciamo, un percorso personale che informa questa ricerca, no? Che poi ho sviluppato in Nepal. Però parte proprio da come io ho trovato la fotografia, o come io ho iniziato a esplorare le arti visive per articolare anche una necessità di ricerca, di autorialità, di esprimermi in qualche modo attraverso il mezzo. E io, diciamo, 5 anni fa, sono un po' il lasso di tempo, vivevo una vita decisamente diversa, nel senso vivevo a Londra, dove ho vissuto già da più di 5 anni al tempo, e ho lavorato in pubblicità e lavoravo per uno di questi tech giants. E, sono arrivato verso i 30 anni, che ho iniziato un po' a sentire una frustrazione legata al tipo di vita che stavo vivendo, abbastanza caotica e comunque consumerista, al centro un po' di questa, no, della macchina globale in cui viviamo, è una città come Londra. E sentivo che ecco, stavo facendo fatica a esprimere comunque me stesso in qualche modo. Ho avuto la fortuna, credo, anche l'opportunità è nata di lasciare il lavoro che facevo ho deciso di intraprendere un viaggio, no? Un viaggio alla ricerca di qualcosa, ovviamente, che però non sapevo bene. Però con i 30 io ho iniziato a sentire come che si aprisse un nuovo ciclo, diciamo. E al tempo io non fotografavo, comunque non avevo mai considerato la fotografia come mezzo di espressione. Ho fatto questo viaggio, sono andato in Sud America. In Sud America sono successe due cose importanti, diciamo, che hanno iniziato a informare uno questo lavoro e poi anche la mia pratica fotografica. Io comprai una macchina fotografica prima di partire. Perché sai, andando in Sud America sembrava una cosa normale, però non, diciamo che non sapevo veramente usare. Successe che dopo qualche settimana ero in viaggio dal nord dell'Argentina al Cile, stavo arrivando in questo posto che si chiama San Pedro de Atacama, che è un posto anche a livello naturale incredibile, no? Siamo a 5.000 metri. C'è un deserto, però ci sono anche vulcani, lagune, stelle incredibili perché sei veramente vicino al cielo. Mm-hmm. E mi sono svegliato in questo autobus la mattina presto, è un autobus notturno, quindi era in viaggio, e di fianco a me ho conosciuto questa persona, questo insegnante di fotografia dalla Norvegia, no? Che si chiamava Gir. E fu un incontro casuale, però diciamo che diventammo abbastanza così amici durante il viaggio, e lui mi invitò ad andare un po' a vedere quello che faceva lui. E lui era lì in una sorta di scouting location per poi portare in futuro i suoi studenti. Quindi io lo seguì in questi 3-4 giorni,
alla scoperta, no, di questi vulcani, geyser, questi tour che abbiamo fatto insieme. E in pratica lì iniziai un po' a usare la macchina e iniziai anche le mie prime foto sono proprio segnate da questi, da questo ambiente, no? Da questa natura imponente, perché in Sud America io adesso veramente oggi ho viaggiato un pochino e lo rimane per me il posto dove la natura è più importante, quasi più che in Asia, in Europa, a livello personale. Comunque lì imparai un po' a usare la macchina e quello che poi successe, che fu importante in questo viaggio, fu ebbi l'opportunità di passare un po' di tempo, qualche giorno, con una comunità indigena nelle colline fuori da Medellin, in Colombia. E lì quella fu un'esperienza molto importante, perché lì quella fu la prima, diciamo, il primo mio impatto vero con la conoscenza indigena, dove iniziai un po' passando un po' di giorni con questa comunità, diventando comunque conoscenti, iniziai a capire un po' la loro filosofia e poi soprattutto ebbi l'opportunità di prendere parte anche in un rituale che si chiama ayahuasca, che è questa pianta naturale con questa bevanda fatta di piante naturali con effetti psicotropici. Che comunque fu un'esperienza molto importante, che mi portò a sentire delle sensazioni forti rispetto a una connessione interplanetaria, cioè a livello di connessione rispetto alla natura, rispetto agli uomini, tra gli uomini. Questa è un'esperienza che è abbastanza comune con l'ayahuasca, però anche visualmente io ho dei ricordi forti legati al vedere proprio le venature della terra, il sangue verde degli alberi, sentire queste sensazioni e come riconoscere una certa di contentezza, di appagatezza che viene dal capire che la felicità viene dalla connessione tra noi umani, dalla connessione a un mondo anche condiviso con la natura e rispetto ad altre cose che consideravo magari più importanti, come, no, fare soldi, comprare cose, tempo. Quindi diciamo che la fotografia che stava nascendo per me attorno a quel periodo, diciamo che è iniziato a diventare quel mezzo per me per continuare, no? Questa sorta di, per prendere questi insegnamenti che in maniera piccola vennero da quell'esperienza con la comunità e portarmeli con me, iniziare un po' una sorta di cambiamento anche dovuto alla ricerca di scoprire di più dentro di me, ecco, di cercare di esprimere questa sensazione che io avevo sentito. Quindi secondo il viaggio in Sud America è stato a dir poco fondamentale. Sì, assolutamente, assolutamente. E quindi diciamo che da lì ho iniziato un percorso che poi mi ha portato a lasciare Londra abbastanza in fretta e poi a passare dall'Australia per un po' di tempo e poi arrivare in Asia. Lì, dopo qualche anno, diciamo, di riflessione, sono arrivato poi alla decisione di studiare fotografia e di continuare seriamente su questo percorso e ho studiato fotografia in Nepal, in questa scuola che si chiama Pashala, che è una scuola del Bangladesh. Quando ero in Nepal ovviamente ero lì, iniziai a... ovviamente ero un paese dove la natura, dove la relazione tra umani e natura è importante anche a livello spirituale e iniziai a essere interessato a lavorare nella natura, no? A livello di con la fotografia. Quando arrivai al momento di prepararmi per lavorare su un progetto, quello che diciamo sarebbe stato il progetto finale del mio corso, sapevo che, ecco, volevo andare in un posto dove volevo passare tempo nella natura e lì scoprì la storia di Thangiabasti. E di questa foresta al sud del Nepal, al confine dell'India, questa foresta enorme, dove al centro c'è un villaggio e c'è una comunità
che da più di 30 anni vive con una minaccia che è legata al possibile, alla proposta di costruzione di questo aeroporto. Questo aeroporto che diciamo un progetto grandioso, considerato molto importante dal governo nepalese per lo sviluppo economico del paese, che però porterebbe a degli effetti catastrofici a livello ambientale, perché si parla di radere al suolo una quantità enorme di alberi, e anche in una foresta che è un corridoio importante per certi tipi di animali, tra elefanti, tigri, no? Che passano da tra l'India e il Nepal, e poi portare a una sorta di sfollamento della comunità, che è una comunità che non ha, diciamo, diritto alla, non ha diritto, non ha la proprietà, ecco, scusa, non la parola giusta, del territorio, diciamo, formalmente. E quindi questa era un po' la storia che io avevo visto, che veniva fuori sui media in quel periodo, perché pur essendo 30 anni che se ne parla, ancora l'aeroporto non è partito, quindi ogni tot, ogni qualche mese, riesce fuori il discorso. Però ovviamente quello che a me subito mi catturò fu ovviamente una storia, un mistero abbastanza particolare, no, di questa storia, ma soprattutto anche l'idea di cosa, come si vive al centro di una foresta. Consideriamo che un punto importante è che, proprio essendo un villaggio, un posto dove il governo vuole costruire, non ha mai investito in questa comunità, in questo villaggio, a livello di infrastrutture. Quindi questa comunità vive senza elettricità, senza acqua corrente, senza linea telefonica, e quindi con tantissime difficoltà, dove però, ecco, in 30 anni loro hanno costruito una vita, cioè si parte da 4-5 case 40 anni fa, fino ad arrivare ora a 1500 case e quasi 10.000 persone. Sì, certo. Quindi sì, diciamo, quindi questa realtà, questo Tangia Basti, comunque è soggetto del progetto fotografico esposto all'interno della mostra. E sì, è una realtà che effettivamente valeva a dir poco la pena di andare ad approfondire, cioè ad indagare. Sì, no, di quello che ho iniziato... Quello che tu hai... Cioè, cosa hai raccolto da questo... Intanto quanto tempo hai passato lì, che è sicuramente curioso. Sì. Ma allora, ho vissuto per quasi 3 mesi. Inizialmente fuori dal villaggio... Sono 7 chilometri di foresta dalla prima cittadina al villaggio di Tangia Basti, quindi io entravo giornalmente e passavo le giornate lì. E poi ho iniziato anche a passare tempo a dormire nel villaggio, essendo poi, avendo costruito relazioni, essendo diventato amico con diversi ragazzi e ha, diciamo, comunque accettato nella comunità. Poi ho iniziato anche a essere invitato, a passare tempo anche lì di notte. Però è così... Dite che inizialmente non sapevo veramente cosa avrei trovato. Quello che poi è stato il lavoro, ovviamente io inizialmente ho cercato di capire il più possibile cosa ne pensavano le persone di questa idea, questo problema dell'aeroporto. Scoprivo anche che non c'erano tracce realmente di costruzione. No, l'unica cosa che c'era era questo perimetro, questa staccionata, che delimita quasi il villaggio, perché il villaggio è stato, per il progetto, è proprio dove la pista d'atterraggio sarà fatta, no? Quindi questa è la prima cosa che in teoria costruiranno. Però ecco, quello che ho iniziato io a esplorare è stato cercare veramente di capire e di immergermi in queste diverse molteplicità di relazioni tra gli umani, diciamo, tra gli abitanti del villaggio e la foresta, no? E la natura, la terra che li accoglie, che li circondava. E quindi si è passato da capire, iniziare a vedere delle relazioni fisiche, no?
come l'uomo e la natura, la foresta, conversavano, diciamo, tra come venivano usate certe cose della foresta, per esempio il fiume, gli alberi, gli animali selvatici, magari anche certe piante. A poi entrare anche, diciamo, su un altro tipo di livello, che è un livello più oltre fisico, più spirituale. Ovviamente io ero interessato in generale alla figura degli sciamani, dopo l'esperienza in Sud America. Sapevo che è una cultura importante in Nepal, degli sciamani, però non sapevo che poi ne avrei trovato uno nel villaggio, e fu così, nel senso che fui introdotto allo sciamano locale, che si chiama Mistiri. E iniziai a passare diverso tempo no, diciamo, intorno alla vita che circondava lo sciamano, quindi a cercare di capire che tipo di sciamano era, che tipo di cerimonie facevano, tutto quello che succedeva. E lì sono entrato in contatto veramente con una realtà, diciamo, più ultraterrena, legata al rapporto con uomo e natura, perché lo sciamano era uno sciamano della foresta, un Banjakri, che usa l'energia della foresta per, diciamo, curare le persone che vanno da lui per qualsiasi tipo di motivo. Sì, quindi diciamo, queste sono un po'. Diciamo che sì, le intenzioni con cui sei andato lì erano tipo duplici, cioè nel senso c'era più un livello di diciamo indagine rispetto alla situazione, l'aeroporto, la costruzione, eccetera, e un interesse magari più personale, più legato alla spiritualità, questo rapporto con la natura. Esatto, sì. Successivamente, cioè tipo oggi, come si è evoluto un po' questo progetto? Questo era un po' il punto di partenza, era un po' quello su cui magari ti sei concentrato nel mentre, però a posteriori si è evoluto, so, questo progetto. Sì, esatto. Diciamo che anche lavorando insieme, iniziando a esplorare le possibilità di questo progetto, no? Curatoriale, dimostra, il progetto poi ha iniziato a evolversi. Ecco, sicuramente c'era un collegamento personale in questo lavoro, nella necessità anche di andare a esplorare un posto del genere quando l'ho fatto, che veniva no? da questo processo di cambiamento personale, da questa sensazione, questa connessione con la natura che io avevo riscoperto tramite quel viaggio in Sud America. E quindi là poi nella foresta, sai, in 3 mesi io ho vissuto, ho lavorato, ho fatto tante cose, però era tutto in elaborazione, diciamo. Però è stata un'esperienza veramente importante che mi ha portato a continuare, diciamo, a voler cercare di comprendere anche questa mia ricerca dentro poi un discorso anche più ampio, e anche più politico, diciamo. E quello che è successo nei mesi che io sono, dopo che sono tornato in Nepal, ho continuato, diciamo, a ricercare, e ho, sono, sono, mi sono iniziato a interessare molto, diciamo, velocemente a tutto un filone di corrente, diciamo, che può essere considerato accademica, filosofica, ma anche artistica, che sono teorie postumane, tutte quelle teorie che guardano all'impatto dell'uomo e diciamo, all'aggressività postmoderna, diciamo, umana verso la natura, verso l'elemento naturale. E questa idea di ridefinizione del soggetto, dell'essere umano, rispetto a una visione, diciamo, umanistica, cioè una visione eurocentrica dell'essere umano, una visione che viene dall'illuminismo. Che viene da Cartesio, c'è cioè questa dicotomia uomo-natura che ha portato poi diciamo, ha avuto un effetto a palla di neve su tanti aspetti che poi portano all'aggressività umana verso la natura, verso tutto ciò che è non umano, che include cioè, gli animali, terra, ma anche può essere considerato anche
minoranze etniche, lo sfollamento, no, la cattura anche di terreni che non sono, che erano abitati in passato. Tutta questa sorta di aggressività, le teorie postumane guardano ad alternative, che vogliono mettere allo stesso livello, sullo stesso livello, quello che è umano e quello che non è umano, una sorta di collaborazione partecipativa. Quindi, ecco, la mia ricerca, ha iniziato a trovare molti, riscontri in tutte queste teorie e diciamo, a unire un po' i puntini e anche a essere, diciamo, molto a capire, motivato a continuare, diciamo, a partecipare in questa visualizzazione di questi percorsi postumani, perché l'arte e le arti visuali, possono veramente dialogare, possono collaborare con altre discipline, per in vita questi concetti che possono essere anche spesso abbastanza, no, complicati, Sì, questo credo che sia fondamentale, cioè nel senso questo pilone, no? Questa direzione che hai preso con questo lavoro, penso sia davvero il punto di partenza per tutto quello che verrà, nel senso che effettivamente sei incasellato, cioè i punti in comune sono evidenti e tutte queste teorie di Rose Braidotti e di tutta quella corrente lì effettivamente ti calzano a pennello e direi che sia proprio quello che va approfondito e che sicuramente fai bene ad approfondire, insomma. Oh, Grazie. figurati. Una domanda che insomma ci spostiamo un attimo da questi temi, che però è sempre fondamentale. E tornando proprio all'esperienza di vita comunque a Tangiavasti, come ci si sente comunque com'è? Cioè no, non si può non nel momento in cui uno va a comunque fotografare, raccogliere immagini in una realtà come quella di Tangiavasti, non si può non ragionare su il tuo ruolo come comunque uomo occidentale, come ci si sente ad entrare in questo tipo di realtà, come si fa a tipo farlo, fare realizzare un progetto del genere senza diventare, cioè senza risultare in una qualche maniera fuori luogo. Sì, allora questo è un argomento molto importante, molto attuale, soprattutto nella fotografia, perché ovviamente c'è una storia, un passato, sì, di andare, soprattutto a livello occidentale, europeo, di andare in posti esotici, diciamo, rubare scatti e tornare. E quindi, ovviamente io non partivo da non volere fare quello, però comunque, i dubbi, mi sono rimasti dentro di me per tutti i mesi in cui ero là, cioè i dubbi legati alla difficoltà di questa situazione, no? Di raccontare una storia, di non essere del luogo. Di usare una sensibilità importante, e comunque anche di scegliere in che modo raccontare, una storia così. E quello che ho cercato di fare è stato veramente per me era importante, essere diventare, cioè creare relazioni, essere nel posto, capire veramente, diventare parte del posto. E veramente tramite la creazione di relazioni, cioè amicizie. E questo è, diciamo, quello che ho fatto. Io sono entrato a punta di piedi nel villaggio cercando di, con una persona locale, facendomi un po' diciamo, ovviamente c'era una barriera linguistica, per la maggior parte,
Quindi inizialmente ho trovato un fixer e siamo entrati nel villaggio. Io volevo fare sì che tutti sapessero i miei obiettivi, nel senso io ero lì a fare una ricerca e a fare foto e cercare di capire, no? Come si viveva nel villaggio, come si viveva nella foresta. E quindi ho passato anche i primi giorni insieme al mio fixer a fare interviste. E a fare in modo che loro sapessero che io per 3 mesi sarei stato lì, mi avrebbero visto. E dopo però ho continuato il mio lavoro da solo dopo qualche giorno. E lì veramente ecco, quello che è stato come essere in viaggio per me, cioè poco dopo ho conosciuto un ragazzo locale che parlava un po' di inglese, siamo diventati amici e lui per esempio era un apprendista dello sciamano, quindi fu lui che con lui iniziai a visitare lo sciamano e poi fui, diciamo, accettato nel posto. Però, ecco, la trasparenza, l'onestà, e poi ovviamente sono anche dei privilegi, cioè, forti, legati anche all'essere uno straniero, no? In un posto così, nel senso che vieni anche, forse, la gente è più curiosa, no? Quindi io spesso, no? Giravo, la gente mi continuava su, cioè ero un po' visto come una sorta di celebrity di questo villaggio perché giravo continuamente, ero sempre in giro, quindi però ecco la cosa più importante per me è stata fare un lavoro che fosse reale che, e comunque portare dentro la storia anche molto di me stesso, di questa esperienza nel villaggio. Perché poi era quella la cosa che io sapevo più di altro, erano queste emozioni, queste sensazioni legate allo scambio tra me e loro e anche riguardo a me e la natura, ma anche no, quello che ho imparato del rapporto tra loro e la natura. Un'altra cosa che si vede nelle immagini spesso spesso no, i volti non vengono rivelati completamente. Vero. E qui c'è stato anche un doppio. Uno era immagini che sono iniziate a venire fuori in questo modo, comunque iniziano a raccontare anche una storia in qualche modo, però c'era anche un po' la voglia da parte mia di mantenere un certo tipo di privacy legata a Discrezione comunque, sì. questa Rispetto. rispetto. E niente, comunque, ecco, dopo questi 3 mesi io mantengo delle relazioni che sono diventate molto importanti con alcuni amici a Tanghi Abasti, ci sentiamo spesso settimanalmente e quindi sono molto fiero di tutto ciò e sono molto, anzi, non vedo l'ora di tornare, soprattutto a causa della pandemia non ho potuto fino ad ora. Sì, Giusto, hai intenzione di tornare, quindi bellissimo. perché un posto fantastico, un posto che comunque mi ha cambiato in qualche modo perché il ritmo che ho iniziato a vivere, il tipo di ritmo che si vive in un posto del genere è una cosa che quando la impari poi è difficile allontanarsi da questa, no, da questa lentezza, da questa cadenza della natura, no? E per me è rimasta veramente un'aspirazione, diciamo, che cerco di mantenere nella mia vita quotidiana adesso, dove vivo. Splendido, bello, bellissimo. Ok, ho capito. Niente, io direi di guardare qualcosa, cioè nel senso di guardare un po' di immagini, di parlare un po' della mostra, di Esatto. quello che è stato, di come è andata, anche il fatto, insomma, la mostra l'abbiamo inaugurato all'interno di Festival della Filosofia. Questo significativo, nel senso che è stato un weekend in cui il tema del festival era libertà e noi ci siamo andati ad inserire col nostro progetto. Sono stati 2 giorni intensi, abbiamo inaugurato venerdì 17 con Amorfati, con l'intervento musicale di Amorfati, di cui potremmo parlare un po', se ne hai voglia. Io intanto tiro fuori le immagini. Ma questa è stata una bellissima
opportunità e una collaborazione che mi fa molto felice, ma soprattutto che aveva senso e quindi è stato bello realizzarla. Allora, Morfati, sono un gruppo musicale, degli artisti sonori, e io e Alberto, che è uno dei tre ragazzi, ci conosciamo da tanto e io ero tornato recentemente dal Nepal e comunque io e lui condividiamo un po' un percorso di vita e condividiamo un po' questa ricerca, diciamo, in una esplorazione tramite l'arte, tramite la creatività anche di se stessi e anche di questo, diciamo, di una ricerca di un'esplorazione una conoscenza, diciamo, di un mondo condiviso. E quello che lui stava facendo era stava lavorando su un nuovo album, su un nuovo progetto, e ho condiviso con lui alcuni dei suoni della foresta del Nepal, perché il suo progetto era veramente di usare la musica per andare a esplorare suoni quasi interiori, no? Quasi un viaggio interiore, alla ricerca di espandere questa conoscenza di un mondo più condiviso tra umani e non umani, o tra uomo e natura. E quindi hanno realizzato un album poi che contiene alcune tracce che usano i suoni del mio lavoro. E quindi quando si è presentato l'opportunità di fare la mostra, è veramente diventata una cosa naturale, l'idea di collaborare, di fare una performance, no? Certo. Quindi loro hanno preso alcuni, partendo da dei video del mio lavoro, partendo dai suoni del mio lavoro, hanno improvvisato per le 2 giorni di apertura, su questi suoni, lavorando su queste di soundscape e di viaggio. Sì, la parte che secondo me è effettivamente interessantissimo è stato come si sono incastrati i due progetti, il progetto musicale e il progetto di mostra. Effettivamente sembrano, cioè sono nati insieme quasi, quindi era inevitabile cercare di farli collaborare. Per me è stato preziosissimo Sì, esserci riusciti. anche il mio lavoro ha una parte sonora che è importante, che ecco, magari viene presentata in altre versioni, per esempio in multimedia, eccetera, e quindi che quasi anche mancava, diciamo, in questa installazione più fisica, e l'opportunità di farla in maniera collaborativa con gli Amorfati è stata veramente una bella esperienza. Certo. Sì, no, è stato un successo, secondo me. E vogliamo dire anche come si chiama questo album, già che ci siamo. Si chiama Invisible Cities. Esatto. Come fate? E a proposito di contenuti multimediali, allora, noi abbiamo allestito la mostra in due spazi diversi. Abbiamo creato, insomma, la tua prima personale è stata in realtà una mostra diffusa. Abbiamo esposto una selezione di 15 fotografie a Studio Tape, spazio espositivo Studio Tape, mentre i video, la parte video del progetto a Gate 26A. Io farei vedere qualche cosina. Assolutamente. E preferisci iniziare dalle fotografie, dai video? Cosa pensi sia più saggio mostrare? Ma possiamo iniziare anche dal video, se vuoi, per far vedere un po'. Partiamo dall'immersione, diciamo, anche atmosferica nella foresta. Ecco, questa è l'installazione. Allora, diciamo che ho lavorato su diversi aspetti con il video, usando il video. Il video principale, la proiezione, si chiama Movie, Forest Movie, è veramente un'immersione nella foresta di Tangiabasti, nella foresta che circonda il villaggio di Tangiabasti. Quindi sono immagini fisse, e veramente la mia intenzione qua era di cercare di passare un po'
queste sensazioni, ma soprattutto anche passare, far passare questo ritmo diverso, no? Questo ritmo scandito della natura. E i suoni, le immagini vogliono comunque andare a trasmettere questa idea di assorbimento delle diverse molteplicità della natura, una sorta di immersione attentiva veramente della natura. E le abbiamo messe in, abbiamo creato questa installazione con delle TV più piccoline intorno. Questi sono dei piccoli video legati all'esperienza sciamanica, quindi a quell'altro, diciamo, quel secondo livello, un livello più spirituale. Quindi qua si vede nei video piccoli la casa dello sciamano, e però anche altri momenti di vita nel villaggio. Qua per esempio vediamo una degli abitanti Tanghiabasta, questo è il perimetro, no? È la stazionata del perimetro dell'aeroporto, che ormai è diventato, dopo anni, parte integrante quasi della vita del villaggio, no? Sì. Sì, quindi è stata, no, è stato anche... insomma, siamo riusciti a usare lo spazio che avevamo in maniera per portare in vita, diciamo, questa idea di immersione. Nella... Sono molto felice che dica così, mi fa molto piacere. Però sì, effettivamente Gate 26A si prestava molto bene, molto molto bene all'installazione video, comunque uno spazio contenuto che si riusciva a oscurare completamente. E insomma... Il video movie comunque è particolarmente immersivo con tutti questi coi suoni della natura e questi movimenti così lenti, graduali. E secondo me siamo riusciti a creare un ambiente particolarmente immersivo. Sono soddisfatta che lo pensi anche tu, insomma, mi fa molto piacere. D'accordo. Quindi direi di mostrare... le fotografie, comunque l'allestimento delle fotografie, sì. Che invece questo era a Presto Studio Tape, e sicuramente sostanzioso. Sì. E parlando delle fotografie, se vuoi, io cercherei comunque di... anche parlarne nei termini del appunto proprio anche del discorso postumano, eccetera, cercherei di fare quel tipo di discorso lì, di raccontarci un po' della tua ricerca tramite le fotografie. Esatto. Sì, allora questa è un po' l'installazione, è una delle pareti. Ho anche lavorato per questo lavoro col testo, oltre alle immagini, al video, quindi anche qua adesso, dopo magari parleremo, abbiamo un'immagine di una delle poesie, però sì, abbiamo, diciamo, ecco, cercato di creare anche a livello espositivo questa sorta di intreccio, no? E ecco, questa per esempio, questa si chiama Man on a Tree, quindi uomo sull'albero. E questo è uno dei primi scatti che ha iniziato veramente a informare il tipo di lavoro che andavo a fare. E viene accompagnato da una poesia. Ci sono tre poesie in questa mostra. La prima è questa che vedete, scritta da Shraddha Devokta, che è un artista del Nepal, una ragazza nepalese, che ha, diciamo, con cui ho collaborato. E lei ha scritto una poesia legata alla mia esperienza e al posto, e a Tanghiabasti, alle persone. E le altre due sono scritte da me e sono più
sono focalizzate o partono, diciamo, dalla mia esperienza in Sud America, l'esperienza che poi informa molto questa ricerca che poi ho effettuato in Nepal. Portano a superficie, diciamo, queste sensazioni, ecco. Ecco, diciamo più personali, più ultraterrene, più legate veramente a una sorta di fusione, di assemblamento tra ciò che è umano e tra ciò che non è non umano. E per esempio, se torni sull'immagine Farmer, ecco, l'immagine che abbiamo messo al centro anche di questo progetto, questa immagine comunque vuole parlare di una, quasi di una donna albero, cioè comunque vuole evocare questo corpo che è composto da un assemblamento di umani e non umani, di natura, allo stesso livello, anzi la natura viene poi esaltata da questa corona, quasi. Però essenzialmente vuole anche parlare della realtà del villaggio, perché questi erano persone che conoscevo, questi erano contadini, la terra viene, l'agricoltura è il metodo di sostenimento principale. La Tanghiabasti, tra l'altro, Tanghiabasti è un posto speciale, con una terra fertile, veramente mi è stato fatto notare molto spesso, sì, una terra particolarmente fertile, e quello per esempio era uno dei dubbi associati al fatto di potenzialmente aver dovuto lasciare quel villaggio, se l'aeroporto fosse stato costruito, nel senso, una proposta del governo di portare lavoro e case, facilities in un altro luogo, però dove, ecco, persone che lavorano la terra, che hanno un rapporto con la terra, e dopo, no, che cosa vanno a fare in un altro posto? Certo. Quelli sono problemi che rimangono. Questo è un dittico composto da Hunter, il cacciatore, e Forest by Night, che è la foresta di notte. E questo ovviamente, ecco, continua sull'onda, no, di questa esperienza che io ho vissuto nella foresta, e questo è un cacciatore locale, un altro ragazzo con cui ho passato diverso tempo e che mi ha portato più volte a camminare per la foresta. Questa foto l'abbiamo fatta dopo una giornata proprio di esplorazione, dove lui mi ha portato in giro per questa foresta, dove, cioè, sembra impossibile non perdersi, però senza nessun tipo di mappa, senza nessun tipo di GPS. E quindi questa conoscenza anche che viene dal passare una vita in un posto del genere. E Forest by Night per me è un po' un'immagine un po' più riflessiva, un po' più interiore, può essere un'interiorità anche di una persona che vive in un posto così, ma l'ho sentita anche come una visione personale di un percorso mio, dove, no, dove cerco un'armonia, una serenità più interiore, che viene dalla contentezza, dalla esplorazione della natura. Certo, parlando di interiorità e spiritualità, direi che Fire gioca un ruolo non indifferente. Beh, ovviamente il fuoco, no, ha sempre avuto un ruolo fondamentale a livello spirituale in tutte le epoche, in tutte le comunità, religioni e culture. Questa a livello formale è una foto di questo momento in cui a Tanghiabasti venivano bruciati campi di canna da zucchero, un rituale, no, abbastanza comune per rinnovare la qualità della terra, la,
per lavorare sui campi, diciamo. Però in questo momento importante, anche personale, di comunione col posto, con la foresta, con la comunità, e anche di esplorazione più spirituale della foresta, no? Tramite il tempo che ho passato con lo sciamano e la comunità attorno allo sciamano, questa nel lavoro diventa un momento importante. Certo. Va bene. Allora, io, Pietro, ti ringrazio, nel senso direi che abbiamo affrontato molto di quello che c'era da dire. Abbiamo parlato del tuo percorso, di Tangiabasti, del progetto, della mostra, e niente, speriamo di riuscire a portare questo progetto ovunque. Questo è il mio augurio, che ci faccio? Bene, dai, speriamo, sarebbe bello vederlo anche, no? Svilupparsi in altri posti. E niente, dai, ti ringrazio, Rita, è stato un piacere. Grazie a te, come sempre. Buona serata. Buona serata a te. A presto. Ciao Pietro.